Siria, tensione sempre più alta, situazione complessa, posizioni differenti e discordanti. Chi sono i protagonisti? Qual è la situazione dopo il veto di Cina e Russia alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU? Cerchiamo di fare il punto e soprattutto chiarezza. Oggi a GP Times, The Third Angle. Migliaia di persone sono morte in Siria in poco più di un anno, nel corso delle manifestazioni sfociate in sanguinosi scontri tra manifestanti e polizia. 12.269 per il Syrian National Council, 6.044 per il governo siriano. È un numero che aumenta di giorno in giorno e che vede coinvolti anche civili, compresi donne e bambini. Migliaia sono anche i feriti, i dispersi, gli arresti. Lo avete appena visto nella scheda di apertura. Le proteste scoppiate per chiedere riforme democratiche sono diventate una rivolta per costringere alle dimissioni il presidente Bashar al-Assad e hanno portato il paese ad una situazione di caos e incertezza. La situazione, lo abbiamo detto, è complessa. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Per prima cosa, chi sono i protagonisti di questo scenario? Bashar al-Assad. La famiglia Assad, appartenente alla minoranza alawita, governa il paese da oltre 40 anni con il sostegno del partito laico Baath. Per tutto questo tempo ha assicurato stabilità ed equilibrio tra le varie componenti etniche e religiose della società siriana. Sì, perché la composizione religiosa molto articolata della società siriana è un elemento fondamentale per capire le dinamiche di questa situazione. E allora vediamo chi sono gli oppositori. Le forze dell'opposizione sono molto frammentate e divise per ideologia, etnia e religione. I due maggiori fronti appartenenti alla maggioranza sunnita sono il Consiglio Nazionale Siriano, SNC, di cui fanno parte anche rappresentanti dei Fratelli Musulmani. L'SNC viene costantemente infiltrato da gruppi paramilitari finanziati dai paesi arabi più fondamentalisti. Questo l'interlocutore ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale. Il Comitato di Coordinamento Nazionale, CNT, raggruppa diversi partiti della sinistra siriana, il Partito Comunista dei Lavoratori, il Partito dell'Unione Socialista e quattro partiti curdi. Privilegia la via del dialogo con il regime per avviare un processo di riforma. Le accuse dei paesi dell'ONU parlano di feroce repressione contro la richiesta di riforme democratiche, ma altre voci sostengono che sia in atto un complotto per rovesciare il legittimo governo siriano, fomentando un'insurrezione armata salafita all'interno del paese. Ogni membro del Consiglio deve decidere. Da che parte state? Siete dalla parte del popolo siriano o volete sostenere un brutale regime dittatoriale? Hillary Clinton, segretario di Stato americano. Il 4 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mette ai voti un progetto di risoluzione che condanna la repressione in Siria. Durante la votazione la Cina e la Russia pongono il veto su questa risoluzione. Ma perché la Cina ha scelto di porre il veto sulla risoluzione di condanna della repressione in Siria delle Nazioni Unite? Lo chiediamo a Stefano Vernone del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo. La Cina ha scelto di porre il veto sulla risoluzione ONU di condanna alla Siria per quattro ragioni essenzialmente. Gli stretti legami che legano Pechino a Teheran, che è il maggior alleato regionale della Siria e che in caso di cambiamento del regime a Damasco rischierebbe di ritrovarsi isolato nella regione. Il precedente libico, in quanto la risoluzione ONU allora consentì l'aggressione della NATO a Tripoli. Gli interessi economico e commerciali della Cina nell'area e il tentativo della Cina di costituire un nuovo tipo di diplomazia multilaterale che insieme alla Russia consente ai paesi del BRICS di contrastare quello che è l'unilateralismo dell'Occidente. Per la prima volta dall'aggressione della Jugoslavia nel 99 l'ONU viene bloccata in una sua risoluzione. Anche in occasione dell'indipendenza del Kosovo del 2008, infatti, un'altra azione unilaterale non ha trovato il consenso né della Russia né della Cina né della maggioranza dei paesi del cosiddetto BRICS.
Il veto di Cina e Russia ha scatenato reazioni indignate in tutto l'Occidente. Il loro approccio abbandona il popolo siriano e non fa che incoraggiare il brutale regime del presidente Assad ad aumentare i massacri, come è successo ad Homs nelle ultime 24 ore. William Hague, ministro degli esteri britannico. Liu Weimin, portavoce del ministero degli esteri cinese, risponde così alle dure reazioni della politica occidentale. We think the accusation is extremely irresponsible and has a hidden agenda. China will never accept. China and Syria have a long-term friendship. China is a friend of the Syrian people. When it comes to Syria, our bottom line is to safeguard the fundamental and long-term interest of the Syrian people and promote peace and stability of Syria and the region. Ma qual è la posizione italiana in questo scenario? Sentiamo la voce del ministro degli esteri, Giulio Terzi. Mi sembra che gran parte dell'opposizione stia puntando ancora a una via d'uscita politica da questa crisi, così come sta facendo la Lega Araba nella riunione che c'è stata a Tunisi il 12 scorso. È emerso un piano d'azione molto importante mi sembra appoggi ancora su una alternanza o quantomeno un'innovazione profonda nelle strutture del governo siriano, in modo poi da stabilizzare l'intera situazione attraverso una presenza internazionale massiccia di osservatori che abbiano un mandato dalle Nazioni Unite. In passato lo strumento del veto è stato usato oltre 70 volte dagli Stati Uniti contro Israele senza suscitare nessuno scandalo. Allora perché è così difficile per l'Occidente accettare la posizione cinese? È difficile per l'Occidente accettare la posizione di Cina e Russia perché si tratta di un freno al loro unilateralismo nelle relazioni internazionali e quindi un'affermazione di quelle potenze che credono nella necessità di un mondo multipolare, non più governato da un'unica superpotenza, ma che si basa sulla concertazione diplomatica e sulla risoluzione pacifica delle controversie. Assad intanto sta portando avanti un processo di riforme verso un sistema più democratico. È stata modificata la Costituzione che prevede, tra le altre cose, una significativa apertura al pluralismo partitico, referendum popolari per l'approvazione delle leggi e un mandato presidenziale di un massimo di 7 anni, rinnovabile una sola volta. Stefano Vernole di Eurasia si è recato in Siria lo scorso novembre. Sentiamo la sua testimonianza. Devo dire che ho trovato, almeno ancora nel novembre scorso, un'atmosfera tranquilla e di solidarietà della popolazione con il governo di Assad. Nei giorni successivi ho quindi incontrato alcuni rappresentanti delle istituzioni che mi hanno confermato come, al di là di una opposizione che sicuramente vige nel paese, che è pacifica, si sia purtroppo introdotta invece una componente armata, spesso peraltro proveniente da fuori della Siria e quindi neanche appartenente ad esempio a quell'ala dei Fratelli Musulmani che sicuramente contesta storicamente il governo battista siriano, e che quindi si sia innescata questa spirale di guerra e repressione che ha poi portato a migliaia di morti. Io stesso ho visitato ad esempio l'ospedale militare di Damasco e ho potuto notare interi reparti in cui c'erano decine e decine e decine di soldati dell'esercito siriano feriti. È ovvio che questo non può essere il frutto di pacifiche manifestazioni come c'era stato descritto nei primi mesi della crisi siriana, ma come il frutto di una vera e propria guerriglia che, ripeto, soprattutto nelle aree di frontiera ha creato numerose perdite allo stesso esercito siriano. Una risoluzione pacifica delle controversie, diceva Stefano Vernoli. Per ora Russia e Cina sono riuscite con la loro azione diplomatica ad imporre una missione di osservatori delle Nazioni Unite che sta monitorando la situazione. We've had a very good discussions about the situation in Syria. And they have offered me their full support, and they are going to work with me and the other members of the council to ensure that the 6-point plan is implemented. And I indicated that I have received a response from the
Syrian government and will be making it public today. Speriamo che questo sia un passo decisivo verso la pace sul territorio siriano. GB Times, The Third Angle.